Un video innovativo, diciamo, per il canale I Trucchi di Ela, perché è una nuova idea che è nata durante un aperitivo tra me e la mia amica Sandra, che vedrete a breve nel video tutorial. Allora, intanto mi trovo in profumeria, perché come vedete lo sfondo è completamente diverso, quindi mi trovo in profumeria presso proprio le profumerie d'Anna. Una profumeria con la quale non solo ho tra le mie migliori amiche qui, ma con la quale comunque collaboro. Organizziamo spesso comunque dei beauty event, specialmente per Pupa. Voi sapete che comunque ho una passione per Pupa, non sto qui a dirvelo ogni volta. Allora, cosa ho pensato in questi giorni, insomma successivamente? Vorrei cercare di fare una sorta di rubrica, una sorta di appuntamento dedicato proprio al brand Pupa. Poi non so, insomma, se in futuro deciderò anche di spaziare, però una cosa è certa: attualmente, specialmente con tutte le novità che comunque Pupa ci offre, mi sembra appunto molto più bello cercare di offrirvi sempre innovazione e novità made in Italy. Allora, cosa ho deciso oggi? Ho deciso oggi di truccare la mia amica Sandra. La truccherò comunque molto semplicemente, perché voglio farvi vedere come ricreare con 5 mosse, ovvero con 5 prodotti fondamentali, una base viso comunque estiva, una base viso comunque abbastanza fresca, da poter utilizzare comunque la sera, da poter utilizzare quando volete, specialmente adesso che fa veramente molto caldo. Quindi spero che vi piaccia questo primo tempo e spero insomma che vi piaccia anche questa modalità di video. A dopo! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Ciao! Come vi dicevo, vi anticipavo, oggi sono insieme alla mia amica Sandra e ci troviamo in profumeria. Allora ragazze, oggi voglio cercare insomma di ricreare, come vedete è senza trucco, bellissimo ovviamente anche senza trucco, però lo è che la mia amica è molto modesta, però voglio cercare di ricreare una base viso comunque fresca e luminosa con i prodotti Pupa, diciamo con i prodotti che più mi piacciono, comunque ci piacciono. Allora, vi lasciamo adesso il tutorial, spero che questa novità, questa idea che come vi dicevo prima è nata durante un aperitivo vi possa piacere. A dopo! Allora, per prima cosa applichiamo il primer mattificante per pelli miste e lo applico direttamente con i polpastrelli. La texture è molto fresca e gelatinosa ed è facilmente stendibile. Massaggiate leggermente, delicatamente, e voilà! Il primer è fissato. Allora, per chi non lo sapesse, a cosa serve il primer, ragazzi? Il primer serve per mattificante, per cercare di mantenere il make-up più a lungo. Piccolo consiglio, non lo utilizzate tutti i giorni, ma magari per delle serate speciali o per delle occasioni speciali. Allora, una volta applicato il primer, la base viso, applico direttamente il Like a Doll, che è un fondotinta comunque dalla base molto naturale, molto fresca per questa stagione, e applico su la mia amica Sandra il numero 030.
prodotto invece è l'Extreme Matte Powder Foundation. Anziché utilizzare una cipria, decido di applicare un leggerissimo velo di fondotinta compatto. Come blush utilizziamo una novità, In Like a Doll, e per Sandra ho deciso la tonalità numero 101. Ve lo faccio vedere, ragazze. È bellissimo, guardate che gigante. C'è il packaging, è inutile che ve lo faccio vedere perché è bellissimo. E allora, color rosa terracotta, e all'interno trovate anche il pennello. Però ragazze, io utilizzo il mio pennello. Applichiamo. Sorridi, ricordate sempre di sorridere, specialmente quando applicate il blush. Come quinto prodotto non decido di applicare una terra, perché comunque voglio che Sandra mantenga il suo look comunque luminoso e fresco, ma decido di applicare una novità, nonché il nuovo highlighting che amo, di cui insomma ve ne ho parlato sia nel video haul, insomma anche nei vari post sul blog, una novità, nonché l'highlighter della collezione Bronze Fever. Fantastico, ragazze, ve l'ho fatto già vedere mille volte, è un highlighting, sembra quasi liquido, ma veramente veramente luminoso. Quindi una volta che applico direttamente il blush, passo all'highlighting. Che questo breve tutorial, che queste brevi beauty tips vi siano piaciute. Io sono felicissima perché non solo sono con voi, ma sono con la mia amica Sandra. E niente, come al solito, fatemi sapere qualcosa, dei commentini, scrivetemi qui tutto quello che volete, e spero che il video vi piaccia. A presto, ciao, ciao.